abbiamo appena visto il quarto capitolo della saga dell'ispettore Callaghan, intitolato Coraggio, fatti ammazzare. È prodotto, diretto e interpretato da Clint Eastwood, che guadagnò molti soldi grazie a un importante cachet e ad una vantaggiosa percentuale sugli utili, anche perché questo è il film della serie che ha incassato di più. Forse non è abbastanza, Jennings. Cominciamo dicendo che questo film non sarebbe dovuto esistere. La saga era considerata conclusa dopo il terzo capitolo, ma un giorno dei primi anni 80 la Warner Bros. Fece un sondaggio tra gli spettatori dei cinema. Nominatemi il primo attore che vi viene in mente associato a uno dei personaggi che ha interpretato. A sorpresa vinse Clint Eastwood con il suo ispettore Callaghan e così la Warner decise di risuscitare il mitico poliziotto. Callaghan è l'unica costante in un mutevole universo. Con il passare del tempo, al posto di Eastwood è diventata protagonista del film una sua battuta, che in Italia dà il titolo alla pellicola, Coraggio, fatti ammazzare, ma che tradotta letteralmente dalla lingua originale significa avanti, dai un senso alla mia giornata. Sto parlando di Go ahead, make my day. Go ahead, make my day. Classificata al sesto posto tra le migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi, la frase è stata utilizzata da Eastwood per lasciare la sua famosa impronta sull'Hollywood Boulevard, anche se in quel caso Clint scrisse You made my day, ovvero, riferendosi al mondo del cinema, hai dato un senso alla mia giornata. Coraggio. Su, fatti ammazzare. Stiamo circondando l'edificio. La frase è stata citata in tantissimi film, come Ritorno al futuro, ma non solo. È stata esclamata anche dal presidente Ronald Reagan durante uno dei suoi famosi discorsi alla nazione statunitense. Lo stesso Eastwood, sempre rimanendo in tema di politica, la riutilizzò come slogan, riadattandola alla situazione, quando si candidò sindaco presso una cittadina della California. Lui disse, "Go ahead, make me major. Avanti, fammi sindaco." Coraggio, fatti ammazzare. In realtà però questa famigerata battuta è stata copiata da un'altra pellicola uscita proprio l'anno precedente al nostro cult, si intitolava Police Station Turno di Notte e ironia della sorte la frase veniva pronunciata proprio da un poliziotto. Make your move, make my day. C'è un aneddoto dal set che racconta il caratteraccio di Clint. Pensate che la produzione, durante le riprese al molo, si trovò costretta ad assumere un tuffatore professionista, perché Eastwood, quando gli si inceppava la pistola, si arrabbiava moltissimo e la gettava di stizza nell'acqua. Il sub andava quindi a recuperarla immediatamente prima che si potesse rompere. L'arma poi veniva asciugata, riparata e resa disponibile per i chuck successivi. Testa di cazzo! L'immagine di Callaghan ha contribuito a creare uno stile. Oltre alla mitica pistola ci sono anche i suoi occhiali da sole gargoyles, davvero macho. Pensate che l'anno successivo al nostro cult, Arnold Schwarzenegger imiterà l'ispettore indossandoli in Terminator. La popolarità che questi due film diedero ai gargoyles consentì all'azienda produttrice di salvarsi perché era sull'orlo del fallimento. Ma non solo, negli anni 90 questi occhiali vennero addirittura adottati dall'esercito americano. Questo film, che è l'unico della serie con alla regia Clint Eastwood, risulta molto diverso dagli altri capitoli. È il solo nel quale Callaghan non ha un partner, l'unico in cui viene utilizzato il meccanismo del flashback, il solo nel quale non compare una pistola nella locandina ed è l'unico in cui il nostro ispettore ha un amico a quattro zampe. Pensate che dopo l'uscita del film, Eastwood decise di chiamare uno dei suoi pappagalli proprio come il cane di Callaghan, Polpetta. Hai visto, Polpetta? Come mi ha chiamato, scusi? La killer del nostro cult è Sandra Locke. Pensate che una prima versione della sceneggiatura era stata scritta per una pellicola con solo lei protagonista, poi però si decise di modificarla e di inserire anche Callaghan. E non è un caso, perché Sandra all'epoca era la compagna di Clint Eastwood. I due hanno iniziato la loro storia qualche anno prima, sul set del Texano dagli occhi di ghiaccio. Girarono ben 6 film insieme, ma questo è l'ultimo della coppia. Ha voglia di fare l'amore, vero? Ultime rapide curiosità e cominciamo dalla scena dell'ascensore. Compare una giovane Cameron Manheim. In seguito diventerà molto famosa grazie alle serie TV Ghost Whisperer and The Practice. La riconoscete? Inoltre, la canzone dei titoli di coda non è interpretata da una cantante qualsiasi, ma da Roberta Fleck, già famosissima per successi come Killing Me Softly with His Song. All I need you.
E per finire abbiamo trovato un piccolo errore. Quando un collega di Callaghan nella scena del bosco apre la portiera della macchina, si vede un membro della troupe riflesso nel vetro. Bene, queste erano le più belle curiosità di un cult come... Go ahead, make my day. No, in lingua italiana. Coraggio. Quindi... Su, fatti ammazzare. Stiamo circondando l'edificio. Ah, io? Ok.